Sono qui, sono Bianca Attiani, giornalista dell'Erba, e sono qui con Anna Paola Concia. Perché quando si parla di diritti degli omosessuali si deve specificare la propria sessualità? Perché per esempio noi giovani, come me della mia età, non si fanno tutti questi problemi, non si fanno tutti questi problemi nel dire la propria sessualità. Cerco di spiegartelo in modo semplice. E cerco di rivolgermi ai ragazzi eterosessuali per far capire. Un ragazzo o una ragazza eterosessuale, quando si innamora di un'altra persona dell'altro sesso, tranquillamente lo dice alle amiche, lo dice alla mamma, al papà, se c'è un buon rapporto, è turbato, quindi si capisce, per cui, e comunica questa cosa e va in giro per strada, mano nella mano, si abbracciano, si accarezzano, vivono alla luce del sole il loro orientamento sessuale, del loro amore, no? Ecco, esattamente la stessa cosa, che questo è il coming out degli omosessuali, cioè vivere esattamente come vivono i ragazzi eterosessuali. Non è che è una forzatura, è semplicemente invece un rompere quel muro e vivere come vivono i ragazzi eterosessuali alla luce del sole. Se tu ti innamori di una ragazza, devi avere la stessa libertà di poterlo raccontare a tua mamma, di poterlo raccontare alle amiche, senza avere paura di essere discriminata. Ok, grazie mille, arrivederci. Grazie a voi.